Ciao a tutti, popolo del tubo, e benvenuti in un nuovo test mod, un test mod per console e per PC. Oggi parliamo di una produzione, in particolar modo della produzione di ciambelle. Questa mod qua, questa produzione qua c'è già nella mappa Calm Lens, proprio di default. E il modder, Shaba, adesso l'ha estratta e l'ha resa posizionabile su tutte le mappe. Io già ho preparato un bel terreno davanti a me, come vedete, piano pianeggiante, per mettere la produzione. Dov'è la produzione? Beh, la produzione la trovate su costruzione, produzioni. Eccola qua, Donuts Factory, guardate qua, eccola qua, Donuts Factory. La cosa che salta all'occhio è che purtroppo è il forno di default della serie americana. Questa forse è l'unica nota negativa di questa mod. Io avrei preso qualsiasi altro edificio, anche se uno non sa magari modellare, eccetera, eccetera. Avrei preso qualsiasi altro edificio, ma non sempre la roba di default. Ho capito che è più facile, ci sono gli script già messi, però vedere sempre gli stessi edifici un po' te butta giù de morale. Però vedete, ha cambiato le texture, adesso qua ci sono le immagini delle ciambelle, eccetera eccetera, però raga, insomma. E poi c'è anche il suo punto vendita, c'è anche il suo punto vendita. Se voi andate su produzioni, punto vendita, ecco qua che c'è proprio la vendita, Donut Sale, vedete? Vedete Donut Sale? Eccolo qua. Ecco, questo qui è il punto vendita. Anche questo, a vederlo, credo che sia il forno di default della mappa europea. Qua ci ha messo l'immagine, vedete? Ha cambiato un po' le cose. Qua ci ha messo, come vedete, la scritta, insomma, eccetera, eccetera. Però devo dire che a livello di edifici mi convince poco. Ma andiamo a vedere un po' la produzione, come funziona. La produzione accetta farina, zucchero e uova, 1800 cicli al mese e 60 euro di costi di produzione. La ricetta è formata da 4 farina, 3 zucchero, 2 uova, fa 7 ciambelle, che ovviamente possono essere immagazzinate o vendute direttamente. Distribuzione, c'è la funzione distribuzione, c'è perché c'è di base nel gioco, ma non c'è niente che, a meno che in futuro non verrà un'altra fabbrica che vorrà le ciambelle, ma non vi andrà in distribuzione se mettete distribuzione per il momento. Quindi immagazzinamento o vendita se non volete mettere il punto vendita. E come vedete 4, 3 e 2 fanno 7 ciambelle. Ma adesso andiamo un po' a vedere come scaricare i vari prodotti. Allora amici, cominciamo con le uova, e ovviamente le uova, vi basterà venire qui con i pallet di uova e lui accetterà le vostre bellissime ovettine fresche. Ecco qua, io ovviamente mi sto aiutando con la super forza proprio per sbrigarmi, perché sennò qua famo notte. Insomma, mettete le vostre uova per delle vostre ottime ciambelline. Farinetta amici, farinetta, mi sembra un canale di cucina, Benedetto Robimello o Robimello Parodo, non lo so. Guardate qua. E ovviamente zucchero, tanto zucchero, le nostre ciambelle devono essere dolci, non è che possiamo fare ciambelle aspre. Zucchero, tanto zucchero. Ovviamente ricordatevi poi di attivare la produzione, va attivata come tutte le produzioni. E alla fine amici, se avrete fatto tutto come si deve, qua dietro avrete lo spawn delle vostre freschissime ciambelle. Il modello è uno spettacolo, Il modder è stato bravissimo col modello 3D, ma lui è sempre molto bravo, Shaba. Apposta io dico, ma quanto gli ci voleva a modellare un panificio diverso? Proprio perché so che lui ne ha le competenze. Guardate che spettacolo queste cassettine di ciambelle, veramente te viene voglia di morderle, gnam gnam gnam. E adesso mi sto avvalorando della super forza per portarle nel punto vendita, così vi faccio vedere anche dove venderle. Ecco, voi le mettete qui e come vedete piano piano
le vende. Ragazzi, fatemi sapere nei commenti se userete questa produzione di ciambelle, se vi piace, che cosa ne pensate, se anche voi siete un po' così, storcete un po' il naso quando vedete le cose di default, le produzioni di default, insomma, intendo a livello di modello 3D. Scrivete, commentate, in descrizione tantissimi link utili. Io ringrazio gli amici abbonati, anima, vita e cuore del canale, consentono al canale di sostenersi e andare avanti e di portare tutti questi contenuti. Tra l'altro, se avete Amazon Prime potete venirvi ad abbonare gratis sull'altra mia piattaforma, dove sono in live tutte le mattine alle 11 e tutte le sere alle 20:30. Ma attenzione, venite solo se amate le GIF, la musica, le canzoncine, le cose, perché là è veramente tutto diverso da qua. Amici, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!